negazionismo, direi ad una certa ignoranza culturale. Non c'è dubbio che la resistenza al suo interno ha avuto anche episodi criminosi, ma sono episodi singoli che non possono andare a incrinare la storia complessiva della resistenza italiana, che era composta da comunisti e cattolici, da azionisti e liberali, da riformatori, socialisti, cioè da tutti coloro che avevano capito che bisognava aiutare le forze alleate per riuscire a liberare l'Italia dalla dittatura, dalla criminalità del nazismo. Troppo spesso ci si dimentica il quadro complessivo e io ho un po' paura degli storici improvvisati che focalizzano l'attenzione su taluni episodi che sono giustamente da indagare, ma che non possono inficiare il valore complessivo. E un caso specifico nostro, ho voluto ricordare un episodio non marginale nelle trattative di pace per la fine della guerra a Parigi. La Francia voleva spostare il confine a Bordighera e per un motivo di carattere economico, prendersi tutto il Roya con le centrali idroelettriche, e per un motivo del vincitore che voleva espandersi. Se si è riusciti a convincere gli alleati e i vincitori, con l'abilità di De Gasperi allora e con il suo sottosegretario agli esteri di allora, che era Taviani, e quindi che conosceva la nostra terra, a spingere a far capire che qui c'era stato un aiuto molto importante da parte delle forze partigiane in assistenza agli alleati, e beh, se così non fosse stato non avremmo ottenuto di mantenere il confine a 20 miglia, di perdere sì per la verità una parte della Varroia, ma a conservare l'integrità della nostra costa.